Con un incontro tra API e Io Sud avvenuto proprio ieri sera in vista della campagna elettorale, dunque delle prossime amministrative in programma a Taranto il prossimo 6 maggio. Il cosiddetto terzo polo, ossia UDC, FLI e Alleanza per l'Italia, insieme ad Io Sud, presentano le proposte per la stesura del programma in vista delle prossime comunali. Savino Torraco, quali i punti nevralgici alla base di questo programma? Il programma nostro è rivolto chiaramente allo sviluppo del territorio, quindi alle problematiche già presenti nella nostra città da tanto tempo, che sono l'ambiente, il lavoro e l'economia, le risorse economiche. Ma al di là di quello, oggi noi vogliamo presentare una coalizione che, al contrario di come altre forze politiche stanno facendo, che si parla di molti candidati sindaci e di poche alleanze, noi oggi abbiamo invece sancito un'alleanza che porterà avanti con il consenso, con i consigli della nostra base, quindi partendo dal basso e non dall'alto, le strategie per poter individuare un candidato sindaco insieme che possa rispondere alle nostre esigenze programmatiche. Presidente Papalia, quale tipologia di candidato sindaco sposerà l'API? Innanzitutto deve sposare il programma che noi stiamo oggi creando. È un programma fatto non da 8 mani, ma da centinaia di mani, da centinaia di cervelli, da centinaia di cuori. Perché Taranto oggi ha bisogno dei suoi figli buoni, dei suoi figli capaci, creare le condizioni affinché si possano risollevare una città in ginocchio, che si possa dare economia, che si possa dare lavoro. E questo è il progetto del Terzo Polo. È possibile una convergenza del terzo polo, appunto più Io Sud, verso uno dei due poli? Anche si parla di una possibile vicinanza con il PDL. Noi ci guardiamo attorno con interesse e ove ci fossero convergenze, condivisione di progetti nell'interesse del territorio, nell'interesse della città di Taranto, noi non possiamo non essere disponibili. Altrimenti noi abbiamo anche questa, diciamo, disponibilità ad andare da soli, ma non solo da soli, perché molti si stanno avvicinando. E siamo al nostro sondaggio. Che cosa pensano i tarantini per quanto riguarda la richiesta di aiuti per l'area ionica sollevata al governo dai due massimi rappresentanti degli enti locali, Stefano e Florido? Sarà presa in considerazione il microfono ai cittadini. Il presidente della provincia Gianni Florido ed il sindaco Ezio Stefano si sono recati a Roma per interloquire con i rappresentanti delle forze di governo per far sì che il territorio ionico possa ricevere degli aiuti statali. Taranto ha dato tanto in vari termini e in vari tempi ed è giusto che ora arrivi, per così dire, una sorta di ristoro da parte del governo stesso. Ma i cittadini credono a questi aiuti statali governativi in favore del capoluogo ionico? Stefano e Florido hanno chiesto aiuti per Taranto al governo. Lei pensa che questi fondi, questi aiuti arriveranno? Ma quando mai? Se non ci sono per gli altri, non ci sono neanche per noi. E poi sono sprecati a mandarli a Taranto. Meglio mandarli in altre zone dove fanno fruttare, sanno cosa fare con quei Ma soldi. non vogliamo male a noi stessi in Qui a questo modo. Taranto si pensa solamente a fare feste e festicciole e nient'altro. Speriamo che arrivano questi fondi. Però noi Ma non ci crediamo. non è che ci crediamo tanto. No, è molto difficile perché le promesse sono sempre gli unici a mantenere, solo le chiacchiere. Vogliamo vedere i fatti, tutto qua. Il governo Monti solo tasse, niente più. Mi auguro di no, che si faccia sul posto ciò che bisogna, rimboccandosi le maniche, torno a dire: Taranto è la più bella città della Puglia, non è tale agli occhi della Puglia e dell'Italia. Lei dice ci dobbiamo aiutare da noi stessi, per così dire. Senz'altro. No, è impossibile. Non, a noi non ci pensa nessuno qua. Siamo abbandonati dai politici e da tutti. Penso proprio di no. Come mai?
E come mai? Come mai? Perché credo che Taranto sia una città dimenticata dal governo centrale. Dubito. Come mai? Beh, in una situazione come quella che stiamo vivendo non credo che... Poi sa, tutto è possibile. Lei, signora? Ci auguriamo che arrivi. Ma è speranzosa o dubbiosa? Beh, no, positivo, penso positivo, spero. Io credo di no, perché il governo, sinceramente, ormai ho smesso di crederci a queste cose. Per me sono solo delle... come dire, delle favole, un qualcosa, una fantascienza. Il governo non esiste. A causa del recente maltempo, l'ABFO di Taranto ha deciso di offrire un servizio di emergenza in favore dei senza tetto e degli indigenti della città. Un aiuto 24 ore su 24 che andrà avanti fino a domenica prossima nella parrocchia Corpus Domini a Paolo VI, richiesti ai cittadini beni di prima necessità. Per il protrarsi delle attuali condizioni climatiche caratterizzate da vento, basse temperature e pioggia, l'associazione benefica Fulvio Occhinegro continuerà a garantire con i suoi volontari la gestione del centro di prima necessità per persone senza fissa dimora, istituito lo scorso 1 febbraio. In seguito a una riunione straordinaria con tutti i rappresentanti del servizio missione notturna, si è deciso di continuare ad assicurare la copertura dei turni fino a domenica mattina 19 febbraio, 24 ore su 24. Resta inalterato quindi l'appello nei riguardi della cittadinanza per il reperimento di coperte, lenzuola, asciugamani e prodotti per l'igiene intima da poter donare direttamente presso il centro di emergenza, presso la parrocchia Corpus Domini a Paolo VI, e si ricorda che è sempre attivo il numero telefonico 328-24-26695 per segnalazioni riguardanti clochard nelle vie di Taranto. L'iniziativa avviata è nata da una richiesta di collaborazione da parte del sindaco Stefano e dall'assessore ai servizi sociali Pennuzzi, alla quale l'ABFO, grazie ai suoi volontari del servizio missione notturna, ha risposto allestendo in tempi rapidissimi un centro di emergenza di prima necessità con 20 posti letto per offrire riparo e pasti caldi alle persone senza fissa dimora di Taranto. A partire da questo sabato sono previsti dei concerti nel Castello d'Ayala in Città Vecchia e poi anche la possibilità di osservare ed apprezzare delle tele firmate dalla pittrice Claudia Liuzzi, un'iniziativa firmata dall'Istituto di Studi Musicali Paesiello. Sentiamo allora alcune anticipazioni. L'Istituto Paesiello è tutt'altro che una realtà chiusa e vuole dimostrarlo con questa stagione, una stagione che offre degli spettacoli diversi con una particolare attenzione alla musica da camera. Sì, è uno spaccato di quello che avviene all'interno di questa istituzione. Finora ci siamo occupati di didattica, partecipando attivamente anche con concerti offerti alla città. Noi facciamo qualcosa come 100-150 concerti ogni anno, e però mai avevamo pensato di offrire una rassegna organica mettendo insieme i nostri migliori studenti e alcuni dei nostri docenti migliori, appunto. Ma non è l'unica forma di arte? No, in questa circostanza abbiamo voluto ospitare una delle artiste più importanti del panorama nazionale, la pittrice Claudia Liuzzi, che torna in Puglia, devo dire sempre molto volentieri, ma credo sia la prima volta in questa città. Lei opera prevalentemente a Milano e nel resto d'Europa, diciamo, ma ci è sembrato doveroso ospitarla e mettere insieme pittura e musica in una forma di incontro, appunto, tra le varie arti. Sette tele, qual è il tema predominante? Le radici. E infatti espongo le tre che riguardano la mia terra. Io sono nata in Puglia ed sono granaio azzurro. Il mio nome fondo è Veste la carne e Iemo già la madre, dedicato proprio al mare. Uno sguardo particolare finalmente alla cultura in un periodo di crisi in cui viene un po' messa da parte. Forse è la cultura che ci salverà. Ma insomma, l'impegno culturale della provincia di Taranto si manifesta con l'iniziativa di quest'oggi.
non ha curato in questi anni l'effimero, non ha disperso risorse alla ricerca di stagioni culturali, estive o quanto altro, ha focalizzato le risorse sempre più scarse a potenziare e a tenere in piedi una realtà importantissima come questa del nostro conservatorio. E certamente il paesiello che incontra la città, vogliamo anche come provincia di Taranto che la città incontri sempre più il paesiello, perché è una grande ricchezza che con grandi sacrifici noi abbiamo tenuto in vita e a cui abbiamo dato anche i passi e le gambe per la sua autonomia. Ed è con questo servizio che chiudiamo questa edizione pomeridiana del TG, e poi a seguire vi ricordo la nostra pagina sportiva. Rimanete su Blue Star TV.